Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Questo sarà un tutorial su come utilizzare Final Cut da 0 a 100. La prima cosa che bisogna sapere su Final Cut Pro è che è un programma a pagamento, costa 329 € oppure c'è una prova di 90 giorni gratuita che mette a disposizione Apple. Per quanto riguarda la prova gratuita, tutte le funzioni sono disponibili nella prova gratuita, quindi se andremo a provare Final Cut prima di acquistarlo, avremo la possibilità di installare plugin e tantissime altre cose come nella versione a pagamento. Per creare un nuovo progetto, chiaramente bisogna andare su aprire Final Cut e andare su File e fare New e Project. Quindi andiamo a aprire un nuovo progetto. Nel caso che volessimo aprire una nuova libreria, quindi un nuovo insieme di progetti, andiamo a fare New Library. In quel caso, ovviamente, andremo a creare una libreria che andrà comunque a essere ricopiata sul nostro computer, possiamo anche andare a decidere se copiarlo oppure no, e ci saranno tutti i progetti Final Cut Pro in quella libreria. Quando andiamo a creare un nuovo progetto, andiamo a creare appunto una nuova timeline sostanzialmente, e da lì possiamo andare a importare i nostri file come se fosse un normale programma di montaggio. Un'altra cosa che bisogna sapere a proposito di Final Cut è la timeline. In questo caso Final Cut ha una timeline che è diversa rispetto agli altri programmi, ad esempio DaVinci oppure Premiere. È una timeline magnetica. Questa è una cosa che può essere molto comoda in alcune situazioni, ma in altre ci può davvero svantaggiare rispetto ad altri programmi di montaggio. Si può attivare e disattivare chiaramente la timeline magnetica, quindi ci andrà a selezionare ad esempio quali sono le fine e inizio clip, però quando andiamo a spostare qualche cosa, però chiaramente in alcune situazioni è un po' macchinoso e non funziona molto bene, però chiaramente possiamo sia disattivarlo che attivarlo nel caso non lo volessimo. Per andare a fare la color correction alla nostra clip o andare a modificare l'audio, bisognerà andare nella parte in alto a destra nel programma, quindi questa parte esattamente qua, andare appunto a selezionare la nostra clip audio o video che sia e andare a modificare il colore con questo piccolo simbolo che c'è qua e andare a modificare l'audio con un semplicissimo simbolo del volume. Lì andremo nella parte inferiore dove ci sono le tre immaginine oppure l'altra icona, andare a fare una transizione nel caso della transizione, e nell'altra parte ci saranno appunto tutti gli effetti video e audio, quindi loot, tutte le cose preimpostate. Possiamo anche andare a caricargli loot, oppure chiaramente con la parte appunto di audio potremo andare a mettere dei plugin per migliorare il nostro audio, per farlo diventare ad esempio più profondo, per mettere degli effetti strani, e comunque il programma è più o meno questo. Chiaramente nella parte in alto a sinistra ci sono tutti i testi e appunto le clip che abbiamo importato precedentemente, e possiamo andare anche a importare clip direttamente dall'applicazione musica e dall'applicazione foto. Ma questo è molto scomodo, specie perché chiaramente quando andiamo a importare delle clip dal nostro iPhone o qualsiasi macchina fotografica, videocamera che sia, noi andremo a importare tramite una cartella. Chiaramente bisognerebbe organizzare bene le cartelle, quindi mettere ad esempio una cartella video, una cartella audio, una cartella ad esempio B-roll, e lì in quelle tre cartelle le andremo a rimportare in Final Cut e ci farà rivedere le cartelle come le abbiamo messe sul computer. Quando dovremo andare a zoomare la nostra clip o andare a modificare la posizione, dovremo andare su Transform, quindi nella parte in alto a destra dove c'è il video, selezionare la clip, fare Transform, attivarla e andare su Scale, o mettiamo All, oppure mettiamo la singola X e Y, ma chiaramente è più comodo mettere All. E andiamo a mettere un keyframe ad esempio all'inizio della clip, un keyframe alla fine, e andiamo a modificare ad esempio all'inizio della clip rimarrà 100%, che è appunto la dimensione normale, e alla fine della clip potremo andare a zoomarla ad esempio un 110%, un 120%, potremo andare comunque a modificarla in base a quanto la vogliamo noi. Ovviamente su position potremo andare a modificare la posizione della nostra clip, quindi se andare a spostarla leggermente verso destra, leggermente verso sinistra oppure in alto e in basso. E chiaramente questo è il pannello di controllo per quanto riguarda il video. A destra, come vi ho detto prima, c'è il pannello per quanto riguarda la color correction, che non è completo come DaVinci Resolve chiaramente, però comunque è molto semplice, molto intuitivo e soprattutto è molto facile da utilizzare per le persone che non hanno mai utilizzato il programma di montaggio serio. Quindi andiamo sul pannello color e abbiamo sostanzialmente tre modi per andare, abbiamo sostanzialmente quattro modi per andare a modificare la nostra clip. Il primo è importare e utilizzare loot, quindi andiamo a importare delle loot sostanzialmente,
dal nostro computer, dal nostro apparecchio nel quale montiamo i video. 2, possiamo andare a modificare con le curve, quindi come abbiamo qualsiasi stato programma di montaggio, quindi con le curve andiamo ad abbassare ad esempio il contrasto, abbassare la luminosità, quelle cose lì, e tramite forse il pannello che è più utile, quindi le wheels, che sono le ruote di controllo, andremo a modificare quelli che sono tutti i nostri settaggi, quindi ad esempio contrasto, non contrasto, cambiare il bilanciamento del bianco, andare a fare tantissime azioni che con le wheels è molto più comodo. E ovviamente per quanto riguarda il video, andando sulla parte di fianco allo zoom, quindi di fianco al percentuale di zoom a destra, potremo andare a mettere ad esempio gli istogrammi, andare a mettere tutte delle cose molto utili, soprattutto per quanto riguarda il mondo della color correction, quindi ad esempio gli istogrammi, o mettere due clip vicine, quindi per vedere quale, come copiare sostanzialmente l'altra, andare a vedere i colori uno di una delle altre, magari per matchare i colori di due clip, perché questa cosa è molto figa. E chiaramente questo è il programma in sé per sé, nel senso che comunque questo è una base per quanto bisogna, per quanto riguarda il programma. Ad esempio possiamo andare a importare delle LUT, delle clip, qualsiasi altra cosa da qualsiasi sito, quindi ad esempio Motion UFX, andare a importare dei plugin e tantissime altre cose. Chiaramente se volete un video dedicato a ogni singolo parametro di Final Cut, quindi ad esempio video, audio, quelle cose lì, o test, titoli e come formattare bene un titolo, fatemelo sapere, perché comunque io porto contenuti settimanalmente e sicuramente fare un contenuto che piace a voi rispetto a un altro che a me piace e magari a voi non piace, sicuramente può essere utile sia per me che per voi. Per andare a esportare un video, la cosa più semplice e più intuitiva che Apple ha messo a disposizione su questo programma è andare in alto a destra, che ci andrà a esportare il video. Possiamo andare chiaramente a modificare tutti i parametri del video, quindi ad esempio la qualità, l'esportazione per tipo YouTube, Facebook, oppure per andare a esportarlo come file normale. Possiamo andare ad aggiungere qualità, quindi possiamo ad esempio andare a esportare un video normale in ProRes, oppure in 4444, in tantissimi e altissimi formati. Chiaramente più andremo a esportare in un formato pesante, chiaramente più la nostra clip, il nostro video finale sarà grande. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questa recensione di Final Cut, e pezzo finale di questo video bonus, per chi, solo perché è arrivato a questo punto del video: che programma scelgo io per andare a montare i miei video? Allora, io comunque utilizzo Final Cut per i video su YouTube perché è molto comodo, molto veloce, soprattutto molto intuitivo, e per andare a fare la color correction in alcune situazioni specifiche e particolari vado ad utilizzare DaVinci Resolve, la versione gratuita, perché comunque per quello che devo fare io va più che bene. Ma chiaramente se voi dovete andare a montare i vostri video, andare a modificare le vostre clip, il programma migliore, rapporto qualità prezzo, chiaramente è DaVinci Resolve, perché c'è il pacchetto gratuito, quindi 0€, 0€, dove andate a scaricare il vostro programma sul vostro Mac, PC che sia, e andate a avere un programma pazzesco gratuito. Final Cut è un programma a pagamento, ma chiaramente è un programma specifico per chi vuole fare un determinato tipo di utilizzo rispetto a DaVinci. DaVinci è più incentrato per la color, Final Cut un po' incentrato verso l'intuitività e verso la semplicità del programma. Però comunque è davvero veramente completo, perfetto per quanto mi riguarda Final Cut. E comunque ragazzi, io ho utilizzato tutti e tre i programmi disponibili in questo momento che utilizzano tutti, quindi Premiere, DaVinci e Final Cut, e onestamente tra i tre mi sono trovato meglio con Final Cut, soprattutto sul Mac, perché Final Cut è presente solo sul Mac purtroppo, ed è veramente un programma super ottimizzato sul Mac, veramente fa volare il vostro computer come mai l'avete fatto volare, come mai l'avete visto essere utilizzato. Quindi se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, con un commento, iscrivetevi al canale, perché non tutti sono iscritti al canale, ho visto che solo il 20% di voi è iscritto al canale, quindi invece di andare a guardare i video e non iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così almeno ogni volta che uscirà un mio video nuovo potete andare semplicemente a andare sulla campanellina e andare a vedere la notifica e andare a cliccarci sopra. Quindi detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.